chi ha portato l'assalto alla giustizia e quando questo assalto si è consumato, a meno che non si tratti di reato continuato. È un reato che non si può definire reato, è un atteggiamento politico-culturale molto forte, molto robusto, qualche volta intollerante, che comincia una ventina d'anni fa circa, si protrae nel corso di tutti questi anni, secondo me non è finito, tutt'altro che finito, ha avuto come principale protagonista Silvio Berlusconi, che è stato Presidente del Consiglio fino a poco tempo fa, e l'area politico-culturale di suo riferimento, ma si è questa tendenza a considerare i problemi della giustizia come problemi alla carte, cioè la giustizia va bene per gli altri, non va bene per me tutte le volte che mi riguardi, questa tendenza un po' perversa a considerare la giustizia in Italia un problema alla carte si è diffusa trasversalmente. Tutto comincia, per quanto riguarda questi ultimi tempi, quando i magistrati, adempiendo il loro dovere, rispettando la Costituzione e la legge uguale per tutti, si occupano non soltanto più, come usa dire, di ladri di polli, ma ricorrendo nei presupposti in fatto e in diritto anche di persone che possono e contano, le quali si difendono in tanti modi, alcuni assolutamente legittimi, altri invece più, diciamo, discutibili, e tutti questi modi, considerati insieme, portano complessivamente all'assalto alla giustizia, che è una anomalia del nostro Paese. Soltanto nel nostro Paese il magistrato che, facendo il suo dovere, incrocia interessi forti deve mettere in conto di essere assalito, di essere aggredito, di essere attaccato, di essere calunniato. Non succede in nessun altro Paese del mondo. L'esempio, secondo me, più clamoroso riguarda Bill Clinton. Bill Clinton era l'uomo più potente del mondo quando presiedeva gli Stati Uniti d'America. Una umiliazione per l'uomo più potente del mondo, che si è trovato così a disagio che, secondo un suo recente biografo, perde in quei giorni la chiave d'accesso all'arsenale nucleare americano. Un'umiliazione capace di un turbamento così profondo, eppure mai, nessuno mai ha sentito dire una parola da Clinton contro i suoi giudici, non gli ha mai neanche visto un sopracciglio inarcarsi, perché in tutti i paesi civili, in tutti i paesi democratici, la giurisdizione si contrasta, ci si difende anche duramente nel processo, ma si rispetta, si accetta. Da noi invece qualcuno è più uguale degli altri e se la giustizia osa occuparsi di lui, dagli addosso al giudice. È una regola purtroppo abbastanza diffusa ed è l'assalto alla giustizia di cui cerco di parlare nel mio libro. C'è stato un assalto alla giustizia riferibile soprattutto, ma non esclusivamente, a una certa area politico-culturale. L'area politico-culturale contrapposta, secondo me, avrebbe dovuto, potuto dialetticamente contrastare questo assalto più robustamente di quanto non sia avvenuto. La sinistra, il centro-sinistra, l'area cultural-politica antagonista rispetto a quella, per gran parte del periodo storico considerato, di maggioranza nel nostro paese, invece mi è sembrata molte volte troppo timida, troppo rassegnata, alla ricerca addirittura di una forma di omologazione con l'antagonista politico invece di contrastarlo. Il responsabile giustizia del Partito Democratico, l'onorevole Orlando, quando decide di presentare il suo programma per la giustizia, il programma del suo partito per la giustizia, lo presenta su quale giornale? Sul Foglio di Giuliano Ferrara, giornale per carità ineccepibile, ma forse non la palestra ideale, non il luogo migliore, come consonanza, come sintonia per presentare il proprio programma. E questo perché? Non lo so, questo secondo me. No, non perché ha scelto il foglio, perché lei questo secondo lo, me il foglio lo riconduce alla campagna di Giuliano Ferrara. Sì, naturalmente, e per quanto riguarda i problemi della giustizia, Giuliano Ferrara ha uno schieramento, una posizione netta, assolutamente chiara e indiscutibile. Allora scegliere proprio quel foglio per presentare il proprio programma vuol dire, ecco, mescolare un po' le carte quantomeno, e su questi argomenti invece bisogna essere nettamente distinti. E poi ci sono i movimenti, i girotondi, il Palabobis, il Popolo Viola, il Popolo delle Agende Rosse, che spesso e volentieri scendono in piazza, si mobilitano sui problemi della giustizia, senza smettere di criticare la magistratura quando
ci siano gli elementi per criticarla, ma è un sostegno alla giurisdizione, un sostegno al tentativo, allo sforzo di applicare finalmente un po' di più la legge in maniera uguale per tutti e non soltanto in certe direzioni come troppe volte è avvenuto in passato. Ma quando questi movimenti si muovono, l'establishment del centro-sinistra si dimostra tiepido, si mostra disattento, si dimostra non troppo solidale, al punto che nel nostro paese è passata anche, o si è cercato di far passare, la tesi che non bisogna mai parlare male dell'avversario, soprattutto quando si tratta dei suoi, virgolette, guai giudiziari, perché così lo si demonizza, così si fa il suo gioco e via seguitando. E questo è anomalo. Dialetticamente, nel rispetto delle parti, senza infangare, senza calunniare, senza aggredire nessuno, però la contrapposizione tra le parti che non sono uguali, che devono essere appunto dialetticamente contrapposte, non può non esserci. Se invece c'è un'omologazione, ecco che tutto si complica e anche l'assalto alla giustizia passa più facilmente. Stamattina sul Corriere della Sera c'è un'intervista ad Angelino Alfano. Non l'ho vista. No, che se vuole le dico subito qual è l'ultima domanda, riguarda la vicenda Cosentino. Parte da cosa è successo tra il PDL e la Lega, cosa è successo dentro la Lega, Bossi, e poi arriva la domanda di Francesco Verderami. La risposta di Alfano è la seguente: il fatto che la Camera abbia respinto la richiesta della Procura non ha bloccato il corso della giustizia, poiché l'inchiesta andrà avanti e alla fine i giudici saranno liberi di assolvere o condannare nel merito Cosentino. Il Parlamento non ha negato l'arresto dopo una sentenza, ma l'ha negata prima di un processo. Le chiedo ad esempio se questa posizione di Alfano le sembra improntata a un garantismo peloso, visto che stiamo parlando di Cosentino, Camorra, Casalesi e quant'altro. Mi limito a dire che vorrei un po' vedere che le cose non stessero come dice Alfano, ma non ci sono soltanto le cose che dice Alfano. C'è anche la sberla, secondo me naturalmente, che è stata inflitta ancora una volta alla giurisdizione. Se molti pubblici ministeri, e poi il GIP, e poi il GUP, e poi i magistrati del Tribunale della Libertà, e i magistrati del Tribunale del Riesame, e poi anche i magistrati di Cassazione, dicono sempre tutti la stessa cosa con riferimento alla necessità di arrestare un determinato soggetto, dire che questo soggetto non va arrestato, negare l'autorizzazione all'arresto perché c'è fumus persecutionis, secondo me significa muoversi fuori di un'ottica di aderenza ai fatti, diciamo così, e quindi delegittimare la magistratura. Soprattutto nel momento in cui si tratta degli stessi magistrati che hanno operato coraggiosamente, validamente, sul versante del contrasto della criminalità dei casalesi e sono stati osannati e spero lo saranno ancora successivamente, sempre ferme le critiche quando le critiche ci stanno, perché hanno fatto il loro dovere. Una cinquantina di imputati sono stati colpiti istituzionalmente parlando da questa inchiesta e mai nessuno avete avuto niente da dire, anzi applausi, semmai, e qui invece per un solo imputato invece pumus persecutionis, teoremi e via seguitando. No, per favore, basta con questo ritornello dei teoremi, non c'è teorema in questo caso come non c'è mai stato in tutti gli altri casi in cui si è parlato. Noi abbiamo delle procedure che sono barocche, bizantine, sembrano fatte apposta perché il processo non finisca mai. Faccio due esempi, persino banali, persino ridicoli, ma per intenderci. Chi non è giurista forse non lo sa, magari stenta a crederci, ma è così. Nel nostro paese, se uno patteggia la pena, non è che il discorso finisce lì. Poi può ricorrere a successivi gradi di giudizio, perché non c'è nessuno che lo impedisca e qualunque avvocato che voglia far scorrere il tempo, perché magari arriva l'indulto, l'amnistia, la prescrizione, adempiendo il suo dovere, va. Ma non ha senso. Se patteggio, riconosco che le cose stanno così, la partita dovrebbe finire. Ma non basta, l'altro esempio è questo. L'imputato per un reato da niente, come diciamo noi, bagatellare, condannato al minimo dei minimi, dei minimi, dei minimi della pena, ricorre prima in appello, dove la sentenza sarà confermata, confesso, minimo dei minimi della pena, più che confermare non si può, e poi ancora in Cassazione, perché ancora una volta il tempo passa e prescrizione quantomeno, se non indulto. Ma se il sistema funziona così,
Se cioè si ricorre sempre e comunque dal primo grado in appello e dall'appello in Cassazione, il sistema non regge, il sistema implode, il sistema scoppia, il sistema diventa assolutamente così intollerabile per quanto riguarda i tempi. Allora intervenire sulle procedure, queste piccole cose che si possono fare con riforma a costo zero dalla sera alla mattina. Evitare i ricorsi pretestuosi, evitare percorsi temerari, quelli che fanno soltanto perdere tempo e implodono il sistema. Canzi. Dottor Caselli, lei ha ottenuto dei risultati straordinari nella lotta contro il terrorismo, le Brigate Rosse, prima linea, poi la mafia, le raccontate finora. È un servitore dello Stato nella più alta accezione del termine. Spesso però, non dico sempre, ma spesso lo Stato invece di ringraziarla l'ha assaltata o attaccata, per usare le sue parole. Pensa al 2005, quando il governo 3 Berlusconi fece questa riforma Castelli perché lei non diventasse il procuratore nazionale antimafia. 10 anni fa un suo ex collega, l'ex magistrato Saverio Borrelli, nel famoso discorso che concludeva con resistere, 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 sosteneva che bisognasse resistere soprattutto nei momenti di naufragio della coscienza civica e magari si aspettava uno slancio della coscienza civica italiana. 10 anni dopo c'è stato secondo lei questo slancio di coscienza civica o siamo ancora ben dentro il naufragio e magari quelli come lei si sentono ancora più soli di 10 anni prima? Tanti, tantissimi magistrati, e io sono stato tra questi, per fare il loro dovere rischiano anche la pelle. Io a Palermo ho vissuto in una situazione letteralmente di prigionia, non potevo fare assolutamente nulla fuori dall'ufficio che non fosse consentito, concordato, permesso, deciso dagli uomini della mia scorta, cui sono però riconoscente e lo sarò sempre perché mi hanno salvato la pelle, documentato. 2 o 3 volte sicuro, chissà quante altre volte che non sappiamo. Non è che voglio a questo punto che i magistrati come me siano perennemente pensati come avvolti nel tricolore. Non sono così ridicolo. Però vorrei anche che fossero criticati quando necessario, ma sempre nel rispetto. Non dileggiati, non insultati, non calunniati, non aggrediti. Io sono stato vittima anche di una legge contra persona, perché si è detto pubblicamente dovevo pagare il processo Andreotti. Che cosa? Un processo con riferimento al quale la Corte di Cassazione ha stabilito che fino al 1980 è da confermare la sentenza della Corte d'Appello che lo dichiara responsabile per aver commesso il delitto di associazione a delinquere con Cosa Nostra, reato commesso ma prescritto, e quindi non scatta la condanna che sarebbe stata altrimenti inesorabile per un fatto gravissimo che purtuttavia risulta commesso, provato. E io dovrei pagare, e ho pagato con la legge contra persona, il fatto di aver semplicemente adempiuto il mio dovere. Ecco, questo è successo, la reazione dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica per un certo periodo ha fatto addirittura il tifo per i magistrati, Tangentopoli, Mafiopoli, eccetera. E però faceva il tifo la gente perché capiva che per la prima volta nella storia del nostro paese, con tutti i limiti e i difetti della magistratura, c'era uno sforzo intenso, robusto, perché quella scritta, la legge uguale per tutti, che c'era nell'aula del tribunale, invece di una barzelletta, cominciasse a diventare una cosa vera. Poi però dal tifo, anche quando è scattata la reazione di assalto alla giustizia da parte degli interessi colpiti, si è passati alla perplessità e poi via via si è passati oltre. In questo mio libro, Assalto alla giustizia, io comincio raccontando una cosa vera, ovviamente, ed è che a un certo punto ho fatto fatica per convincere mia madre, che a forza di vedere certi spettacoli televisivi finiva per essere convinta o perlomeno avere dei dubbi che io fossi un manigoldo, un malfattore, un marabutto, che non era vero, che era una persona per bene, che suo figlio era una persona per bene. Perché a forza di sentir dire per televisione, da pulpito autorevolissimo, che i magistrati, il dottor Caselli in particolare, sono pazzi, antropologicamente diversi dal resto della razza umana, un cancro da estirpare, eversori, giustizialisti, non rispettosi delle regole e via seguitando, quella semplice, magnifica donna che era mia madre, che per ragioni personali di salute la televisione se la doveva vedere gran parte del giorno, cominciava, glielo leggevo negli occhi, a dubitare che le cose fossero vere. Ecco, allora, se l'opinione pubblica non ha reagito come Borrelli chiedeva, dipende da tanti fattori, anche, come dire, una certa qual disinformazione, mettiamola così, da parte di certi media.